501 volontari che dal 2003 al 2011 hanno contribuito ad agevolare il servizio sanitario dell'ASUR di Macerata attraverso 46 progetti del Servizio Civile Nazionale. Un vero e proprio esercito, quello che si è succeduto negli anni, rappresentando una risorsa inestimabile a livello professionale e umano per gli operatori dell'ASUR, che è stato celebrato attraverso una pubblicazione che ripercorre i primi 8 anni di questa proficua esperienza e un calendario realizzato per il 2012 dai volontari in servizio. Macerata risulta come zona, oggi come area vasta, la capofila di tutta questa operazione. Una cosa però la dobbiamo dire: qui stiamo lavorando con i fondi nazionali, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, ridotti nel 2012 con dei criteri che noi stiamo contestando come regioni, perché stanno di fatto tagliando fuori le regioni al servizio civile, ma insieme al pianto, che è necessario, ormai il lacrimatoio fa parte della nostra cultura amministrativa, mettiamo in conto, e poi la dottoressa lo dirà anche, ancora meglio, il fatto che dal 2011 la Regione Marche fa partire il servizio civile regionale. Ecco, diamo qualche buona notizia. Abbiamo impegnato 500.000 euro nel 2011, che con le compartecipazioni arriverà a 700, 200 li mettono gli enti, ma nel 2012 abbiamo rimesso la stessa cifra. Il servizio non è ancora partito, lo stiamo organizzando, quindi facendo una piccola somma siamo a 1 milione della regione, 400.000 in compartecipazione, 1.400.000, quindi metteremo in movimento circa 250 giovani di tutta la regione con fondi nostri. La giornata è stata occasione anche per dibattere sul futuro del servizio civile. La riduzione dei fondi statali a partire dal 2007 ha infatti determinato la riduzione del contingente dei volontari destinati alla nostra regione. L'auspicio è che l'avvio del servizio civile regionale possa rappresentare una delle possibili soluzioni alla precarietà attuale. Il nero del servizio civile è che il governo ha ridotto molto, questi sono i ragazzi, noi vinciamo i progetti e vengono finanziati dai fondi regionali. Il governo ha ridotto molto i fondi, quindi dai dati che noi riportiamo, noi passiamo da dati di avere 150 ragazzi 2 anni fa, adesso il governo ce ne ha assegnati solo 37. E quindi perché? Perché stanno abbassando il contingente, è numerico da assegnare alle regioni, ecco perché la regione è intervenuta con una delibera del 2011 proprio a dicembre per mettersi dei fondi proprio per aggiungere, per aumentare i ragazzi. Questo perché l'assessore Marconi è stato così sensibile di capire che questo servizio, oltre che, è brutto dirlo, ma è anche un forte ammortizzatore sociale, perché quando i ragazzi vanno a chiedere lavoro e gli dicono esperienza, niente. Invece noi offriamo, perché fa titolo, l'anno di servizio prestato, porta crediti all'università, nel frattempo facciamo molta formazione e poi tutti i ragazzi che partecipano, a seconda della loro scelta di studio o comunque scelta professionale, noi li impieghiamo in reparti e in cose da fare attinente alla sua professionalità. Un'esperienza che, come testimoniano gli stessi volontari del servizio civile, rappresenta sia un'opportunità di crescita umana che un possibile canale di inserimento lavorativo. Durante il progetto, infatti, ogni volontario è chiamato a muoversi in contesti specifici che forniscono competenze e strumenti professionali, nonché un insieme di regole di comportamento tipiche di un ambiente lavorativo. È stata una bellissima esperienza, impegnativa perché da un lato è impegnativa dal punto di vista dell'orario, perché comunque il servizio civile occupa 30 ore settimanali, però ha dato molte soddisfazioni, perché se uno riesce a conciliare sia il servizio civile che le altre attività come lo studio, dà molte soddisfazioni e ci si mette alla prova, insomma, in questo anno, quindi è una buona opportunità di crescita. Io ho svolto il servizio civile in ospedale nell'ambito del progetto Yes We Care del 2011 e ho fatto, diciamo, diversi servizi all'interno dell'ospedale, sia di front office sia di accompagnamento degli utenti e dei pazienti. È stata una bellissima esperienza, molto formativa, anche se molto impegnativa, però veramente mi ha arricchito tantissimo come esperienza.